E solo per oggi, ragazzi, torniamo con un kit di periferiche sul canale, come state vedendo. Infatti, come l'altra volta, non solo recensiremo questo kit, ma alla fine Shark lo regalerà ad uno di voi. Quindi, ragazzi, che dire, a differenza di Trenitalia, non vi diamo una caramellina, ma bensì un bel kit di periferiche che si aggira intorno ai 50 euro attualmente. E visto che mi avete chiesto di fare un kit accessibile un pochino a tutti, visto che l'altra volta avevamo portato alla fine un kit da 130 e passa, diciamo che abbiamo dimezzato il budget. Ma detto questo, ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che il link del contest lo troverete qui sotto nelle info. Vi ricordo di lasciare un like e un'iscrizione al canale, che è un modo di supportarlo ed è particolarmente apprezzato. Ma detto questo, non perdiamoci in chipset e iniziamo con il video. Dal tappetino, ragazzi, che è quello su cui poi andremo a poggiare le nostre periferiche, perché sì, nella versione XXL avremo la possibilità di poggiare sia la tastiera che il mouse, che è una cosa che chi mi segue sul canale sa che io apprezzo particolarmente. Diciamo che il tempo del tappetino soltanto per il mouse è un pochino passato. Comunque questo tappetino è largo 90 cm per una profondità di 40. E oltre a questo è un tappetino senza troppe pretese, non è RGB come abbiamo visto ultimamente e così via, ma questo ci ha consentito di abbassare un pochino il budget e rendere questo kit abbastanza appetibile praticamente su tutte le fasce, perché 50 euro per tutti e tre, diciamo che inizia a essere una buona spesa. Comunque questo tappetino, ragazzi, è alto 2,4 mm in tessuto e non fa grinze. Io la cosa che ho provato di questo tappetino, una cosa che ho apprezzato più che provato, perché quando l'ho provato l'ho apprezzato, diciamo, è stato proprio questo, perché un tappetino largo ha la problematica che se fa le grinze, diciamo che poi dà fastidio ai movimenti del mouse, e quella è una cosa che poi darebbe fastidio a chiunque. Comunque, come tappetino abbiamo deciso di portare questo. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Passiamo al mouse, ragazzi, che è un pochino la chicca di questo kit, perché ho deciso di puntare a un mouse molto economico. Dobbiamo pensare che c'è tutta una fascia di utenza che giustamente magari non ha bisogno di un mouse importante nella configurazione, ma non vuole neanche la cinesata brutta da vedere. Diciamo che sui 10 euro questo qui è un mouse molto economico, vale il prezzo che costa, non vi sto sparando la mega offerta, il mouse strafighissimo che non può mancare, a quel prezzo vale il prezzo che costa. Soltanto mi sono imbattuto più di una volta in clienti che avevano bisogno di un mouse carino da vedere, ma senza niente da cui pretendere, perché magari giocavano a giochi come Forza Horizon e così via, con tastiera e con volante e pedaliera, quindi praticamente il mouse lo utilizzavano soltanto per avviare il gioco, e diciamo che questa è stata un'opzione che ho trovato molto buona. Ha 6 colorazioni diverse e monta un sensore ottico, un PixArt Pan 3509DH, diciamo che è un sensore che si colloca proprio su quella fascia di prezzo, per ricollegarci a quello che stavamo dicendo prima. Ha 6 colorazioni, quindi possiamo scegliere la colorazione che vogliamo. Ha 3 tipi di DPI regolabili tramite il tastino, che sono 1600, 1600, e questi DPI, ragazzi, saranno visibili sul mouse in base a quelli che avremo scelto tramite il classico LED. Pesa circa 100 grammi. Ha un cavo di 180 cm ed ovviamente va collegato USB. Ma tolto il mouse di cui abbiamo finito di parlare, che sta intorno a 10 euro, andiamo a parlare della tastiera, perché questa tastiera è un po' la controparte di quella portata nello scorso video, perché mentre quella portata nello scorso video era per gli amanti della meccanica, ho deciso di portare questa tastiera per accontentare anche gli amanti della membrana, perché anche se può sembrarci strano, molti utenti non hanno apprezzato moltissimo questo ritorno alle origini delle tastiere con i tasti meccanici, ma si sono molto ormai abituati anche alla membrana. Questa tastiera infatti si va a collocare su una fascia di prezzo sui 25 euro già spedita. Diciamo che è il prezzo che vale, essendo una membrana. È una membrana che accontenta anche l'utente che magari vuole una cosa carina, come dicevamo prima, ma non soltanto è utile. Ha ovviamente l'anti-ghosting, l'anti-rollover,
Oltre a questo ha i tasti completamente programmabili, sia tramite software se vogliamo fare una programmazione di macro o comunque di colorazione più particolare, altrimenti ha tutte le sue lucine, chiamiamole così, le animazioni che si possono fare, che sono gestibili anche dai tasti direttamente senza dover scaricare il software. Sempre tramite il software potremo impostare 4 profili differenti, ovvero che cosa significa? Se ci piace giocare a più giochi, ovviamente, magari come Fortnite, come League of Legends o qualsiasi cosa, ci piacciono tutti noi giochi, non abbiamo problemi, possiamo impostare 4 tipologie di macro differenti, così da switcharli in caso switchassimo gioco. E perché no, magari ci dividiamo il PC con il fratellino, con la sorellina o chi sia, ognuno ha le sue macro e una volta che ci si siede una persona al PC si imposta il suo profilo, riconnette il suo profilo e semplicemente ritroverà sempre le macro impostate. La cosa carina è che non sarà mai una perdita di tempo impostare le macro perché vengono salvate nella memoria interna della tastiera di questi 4 profili, quindi li ritroveremo sempre e abbiamo, come abbiamo detto, un massimo di 4 profili. Quindi diciamo che è una cosa che ho particolarmente apprezzato ed è utilizzabile anche in tutte quelle famiglie che come me hanno dovuto lottare per il possesso del PC con un fratello o una sorella. Il suo peso è di circa 1 kg, è compatibile con le versioni di Windows dal 7 in poi. Ha un cavo come per il mouse di 180 cm e si connette tramite USB. Niente, che cosa dire ragazzi, questa volta sono riuscito a portarvi praticamente un kit che costa la metà. Sempre grazie a questo video e alla sfida, ringraziamo Sharkon che ha accettato questa sfida di regalarvi praticamente un kit tramite questo video. Praticamente Sharkon organizzerà il contest, io tramite questo video ve lo faccio sapere e riusciremo quindi a far contento un'altra persona, anche perché poi chi mi segue già dallo scorso video praticamente ha visto che nel tab community il ragazzo che ha ricevuto lo scorso kit per Natale era strafelice, quindi noi diciamo ci siamo differenziati da Trenitalia anche questa volta ragazzi. Non abbiamo fatto ritardi con il video perché era previsto per oggi, a differenza di Trenitalia, quindi 1-0. Non vi regaliamo soltanto un cioccolatino, non abbiamo fatto differenze perché a questo contest potranno partecipare sia maschi che femmine. Mamma mia ragazzi, abbiamo vinto. Detto questo ragazzi, spero di non avervi annoiato, fatemi sapere che altro kit vorreste vedere, soprattutto il budget, specificatemi perché mi è più facile quando è così. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Bella!